A destra dove Darmian a qualche metro, in chiusura Tabanelli. Bene di prima Darmian, dietro però a Maximovic. Benassi, ancora Darmian, il cross, Martinez! La traversa, pallone che rimane lì, lo deposita, in rete Maxi. Lo scatto di Rebic, lo affronta subito Darmian, sempre Rebic, bravo Darmian a portargli via il pallone. Poi va giù, calcio di punizione in favore dell'Italia. Non un grande impatto per ora. Pallone per Bruno Peres che prende alle spalle Sharawi, va a buttare Bocchetti. Bruno Peres le finte, Bocchetti questa volta chiude la porta. C'è fallo, ripartenza Milan, 3 contro 4. Onda, El Sharawi va a buttare Darmian, prova a superarlo. Darmian però dice di no con una certa autorità. Dai Milan, che segretario, che allenatore. Qui scambia con Zapata, palla persa dal colombiano. Finora ha fatto sempre con grande difficoltà il Torino. Intanto Sarri ha mandato a scaldarsi tre giocatori, tra cui anche Croce. Darmian che recupera palla sbucando alle spalle di Zielinski. Tata Gonzalez. Stepe è molto reattivo. Calcio d'angolo per il Toro, parte Farne, Rudd, palla sul secondo palo, allontana la difesa, poi Darmian, palla che sbuca in mezzo a tante gambe, la tiene il portiere Sepe. Non era facilissimo. Per terra, Palladino, Varela, riaccelera sulla corsia il portoghese, lo aspetta Darmian, si accentra Varela, in questo momento gli è fatale perché perde il pallone. Ma è cambiato. Asciutto. Darmian, buona questa palla, attenzione a Quagliarella, Quagliarella si gira, Quagliarella finisce a terra, si gioca questa volta per Jung. El Kadouri Spavives, Orrea, Vera sotto Darmian, Giacomo Maxi Lopez, gol! Dio è la Totorino Tima! 14 parte, se ne ha sempre almeno un gol a San Siro, l'ultima volta è stato uno 0-0 contro il Saint-Étienne in Europa League ad ottobre. Attenzione però al Toro che comincia forte con l'inserimento di Benassi, non riesce a colpire bene il pallone. Bravo Ciccio, ma Molinaro ha capito tutto. Parte Molinaro tagliando il campo, poi di prima Darmian per Jose Martinez, due giocatori da servire da parte del venezuelano che non trova l'appoggio giusto, perché comunque il Torino sulle fasce laterali praticamente non è riuscito mai a rendersi pericoloso. La rimessa di De Siglio, prova a tenerla Niang, arriva il fischio poi di Rob. Partita bella, molto molto viva, molto vibrante, con qualche errore ma anche con tante belle giocate. Darmian riesce ad andare via molto bene, primo cartellino giallo in casa Milan, se lo prende De Siglio. In campo il Kadouri nel proseguo della partita, l'aggancio di Quagliarella che prova a girarla per l'arrivo di Darmian, lotta De Siglio su di lui, Darmian se ne va, De Siglio già ammonito, arriverà il secondo giallo. Eccolo qui Inzaghi a dare indicazioni, ha battuto il calcio di punizione in Toro con Farnerud che ha servito Vives, gran palla per Darmian, il palo dice di no e poi spreca incredibilmente sotto porta Moretti, che occasione per il Toro. L'atteggiamento anche della linea difensiva del Torino fuori dell'area di rigore, ha lasciato proprio spazio al portiere per l'uscita. Sbaglia Darmian, ne approfitta Abate, prova ad andare via Menes ma non ci riesce, è lo stesso Darmian che ha recuperato Farnerud. Muove il pallone, stavolta l'apertura è buona su Darmian. Buono il controllo anche di Darmian, entra in aria, salta l'avversario, parte col mancino, non riesce a calciare forte, peraltro era anche disturbato, palla fuori, più alto, più a ridosso di Martini, di Martinez e di Quagliarella. Sì, anche perché è quello che ha la qualità per poter fare una giocata importante. Prova da destra Darmian, fermato da Valdifiori, la palla è buona, no, si alza da Valdifiori. Sapeva però dove sarebbe andata la palla, lì si è fatto trovare lì, l'ha messa in mezzo. Però poi il tiro di Pucciarelli è stato ribattuto dalla difesa granata. Dimezza con le mani di Isai, ha recuperato la palla il Toro, Amauri, pressato. Aquilani, ancora 20 secondi, Aquilani, è partito Joachim e la Fiorentina può chiudere addirittura in attacco. Joachim prova ad andare, viene chiuso, Glick, pressione di Rebic, Glick vuole conquistare il pallone, rilanciato in avanti, c'è tempo per l'ultima azione del Toro, un finale incredibile. Cerci vuole rifarsi subito il suo aggancio, Vargas lo aspetta. Cerci cerca spazio per il sinistro, Vargas non molla, va giù Cerci, non c'è nulla. 49 in questo momento, porca Valero va in verticale, il tocco per Ante Rebic, finisce a fine.
che non vince in casa dalla 6 aprile, della vittoria con l'Udinese. Si mette nei guai il Toro, che reagisce subito. Eccolo il cross, Mazzarini, la girata, Sensi non arriva di un soffio. Adesso il Toro deve avere personalità, pazienza e sicuramente un Darmian, servito da Marchisio, Candreva, pronto a traversone, Candreva va fino in fondo, ci ripensa, è chiuso stavolta. Allora passa da De Rossi, pensa al tiro, poi in buca, posizione regolare, Darmian l'aggancia, l'area di rigore, Darmian si gira, bloccato, grande palla di De Rossi, grande inserimento di Matteo Darmian, occhio a contropiede, prova a partire subito Bartley, dice Pirlo lì accanto, uno contro uno di Pirlo, c'è ancora De Rossi. Darmian adesso è chiuso, lo cerca comunque De Rossi, Darmian alle spalle, posizione regolare, lo mette dentro, Balotelli lo manca e non riesce neanche a servire Marchisio che era lì. Poi l'anticipo secco di Gione, stiamo provando ad alzare un po' il ritmo della partita. Dobbiamo cercare i nostri difensori esterni perché sono molto alti, soprattutto Darmian, eccolo. Eccolo Darmian con Balotelli, uno contro uno di Darmian, rientra, palla sul destro, lo prova e Navas mette in calcio d'angolo. Non va sul fondo, ma rientra. E cosa può fare rientrando? Calciando in porta come ha fatto molto bene, vedi? Qui come Gambossi fa saltare con troppa facilità. 3-4-2-1 con Lodeiro che gioca vicino a Cavani. Prova a spingere subito l'Uruguay. Eccolo Pereira che prende palla sulla sinistra. Primo contrasto vincente da parte di Darmian. Rimessa laterale per l'Uruguay che non guadagna, anzi la rimessa laterale. L'ultimo tocco è proprio di Alvaro Pereira. La rimessa laterale sarà per l'Italia. E quando due squadre poi giocano più o meno lo stesso sistema di gioco. Lodeiro, Pereira di prima, cerca l'1-2, arriva in chiusura Darmian, tiene la palla ma poi la restituisce a Rodriguez, subisce anche il fallo di Pereira, calcio di punizione. Non c'è grande movimento in campo, secondo me fa caldo Fabio, l'abbiamo visto anche prima della partita. Dare un sacco di falli durante la partita, giustamente anche, perché sennò la prendiamo in 2 secondi. Vabbè, Darmian, Pirlo, prova ad andare immobile sulla profondità, Pirlo tiene palla, troppo, la perde. Adesso attacca l'Uruguay, lo fa con Manare gli azzurri. Rakitic allarga adesso su Pranic, di nuovo Rakitic all'interno dell'area di rigore, serie di finte, cerca di superare Darmian, arriva De Sciglio a soccorso del compagno, poi il pallone termina fuori e calcio d'angolo per la Croazia, l'Italia soffre. Non riusciamo a uscire. Moretti con Roberto Trini in coordinamento che non ci sarà recupero. Palla dentro per il Caturi, non arriva Bonucci che cade anche male, il Caturi con la novità di rigore, la mette all'indietro. Pressata la Juve, poco spazio, Darmian vuole il cambio, lo fa bene per Bruno Perez dalla parte opposta. Lichtsteiner, sbaglia il tocco di Steiner, possibilità di controllare per il Torino, prova a partire Darmian, accompagna Quagliarella, c'è anche Movi, taglia dentro Darmian, buono il suo movimento, ancora Darmian che resiste, poi finisce giù. Sì, non la trova, Vives, Darmian. Tutti dentro i saltatori, arriva la conclusione di Darmian, fuori di poco. Non so di quanto è uscita. Chiama palla davanti Quagliarella. Darmian si muove e Caturi a portare via un uomo, a liberare lo spazio di Darmian, protagonista di un gran secondo tempo. Cresciuto tantissimo, è sorprendente. Subito per il Caturi. Si propone ancora Darmian, altra bella giocata con un po' di campo per Matteo Darmian. Si muove Quagliarella, il pallone per Martinez, al limite, Martinez. E già ci siamo con la buona strada con questo 4-1. Bovo adesso può mettere in mezzo, arrivano da dietro, la palla toccata da Bovo, c'è Gaston Silva, si co- c'è poco da dire, si scaldano i giocatori del Toro oltre a Quagliarella altri giovani, ma qui Martinez ancora, Andersen lo salva, non è finita, Gaston Silva morbido, secondo palo, carica Darmian e c'è la rete anche di Darmian, tutto facile per il Toro. E Mattei, Delaney, immaginavanti ancora Thomas Oudley, può puntare Darmian che lo ferma bene, questa volta può partire, va Darmian in velocità.